distendetevi. Togliete gli occhi da cellulari, da bollette, da preoccupazioni, documenti, via. Guardate un attimo. Perché, signori e signori, bambini e bambine, è solo da distesi. Ed è soltanto da distesi che si vedono le stelle. Un percorso bellissimo, principalmente per il fatto che è un percorso che dà tante 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 emozioni, nel senso, io parlo da cantante. Cantare è facile, la parte più difficile è quella di mettere le proprie emozioni quando si canta, quello che stai realmente provando. Perché è nata questa idea di mettere all'interno di questa scuola e di questa struttura i corsi di musical? Perché a parte era un mio desiderio e un mio sogno quello di poter un giorno frequentare un corso di musical, purtroppo ai tempi addietro non c'era la possibilità di averli nelle vicinanze e quindi si sceglieva sempre di fare o il solito corso classico di musica o di danza o di teatro e quindi ecco perché poi nasce l'idea di introdurre all'interno della mia struttura questo corso di musica, ma soprattutto per dare una possibilità ai ragazzi di poter mettere insieme queste tre discipline che poi gli avrebbero dato la possibilità, gli potranno dare la possibilità di poter poi sognare un giorno di salire sui più grandi palchi del musical. I principali temi che i cantanti tratteranno in questo corso di musical saranno innanzitutto consapevolezza del proprio strumento vocale, poi utilizzo di diversi registri e gestione della respirazione, che è molto importante per un cantante. Io appena ho sentito l'idea che c'era questo musical in programma sono rimasto super felice, perché diciamo è la cosa che mi piace più di tutti, cioè ballare è la cosa che amo di più di tutti, però è poi unire tutto il resto. Quindi recitare soprattutto mentre balli, perché una cosa che mi piace quando ballo è esprimere quello che ho, no? I miei sentimenti. E poterlo farlo anche con il musical in questo modo è stato bellissimo. Infatti credo sia una delle cose più belle questa che abbiamo mai fatto in tutta la mia vita. Allora, l'obiettivo del corso è diffondere l'arte della danza e i suoi benefici dal punto di vista fisico e psichico. La danza, madre di tutte le arti, dà la possibilità a chi la pratica di coltivare fisico e mente, interpretazioni, senso del ritmo, musicalità, coordinazione e anche relazioni con se stessi e con gli altri. Salire sul palco e affrontare il pubblico è poi la grande sfida di sicurezza e di coraggio che tanto anima, educa e gratifica la personalità di ogni singolo individuo. Io sono Melissa Di Marzo e se sono qui quest'anno è perché già esiste una squadra, quest'anno sarà ancora più ampia perché noi crediamo fortemente nel valore della collaborazione e del lavoro di squadra. Le menti quanto più sono, più le idee saranno straordinarie. Noi crediamo fortemente nella collaborazione e ce la metteremo tutta per portare sul palco cose straordinarie. Benvenuti a tutti, io sono Rossella Di Lucca e sono qui come vedete alla Start Music Academy, una collaborazione che è nata circa un anno fa dal contatto che ho avuto con Daniele. È stata un'esperienza bellissima, abbiamo già all'attivo un anno di corso, ben riuscito, è un corso che comprende tre discipline, tutte fondamentali per quello che è l'obiettivo finale, quindi la creazione di un musical, teatro, musica e danza. Ovviamente io mi occuperò del corso di recitazione. Quanto è importante la recitazione? Ovviamente in un corso di musical tantissimo. Tutto ciò che sale sul palco ha l'obiettivo di raccontare qualcosa, di trasmettere delle emozioni e io in questo corso darò dei piccoli strumenti per poter far sì che questa cosa accada. Bravo. Vuoi dire qualcosa a qualcuno? Non c'è stato l'anno scorso e che è qui adesso con noi per convincerlo a venire. Aiutali, vieni così. È davvero molto bello venire al musical, sinceramente. Ti ho respirato un'aria straordinaria, ma una familiarità, ma poi soprattutto una fusione tra voi e i ragazzi che erano qui.
E quando accade questo, è accaduta la magia dell'arte. L'arte ha creato qualcosa di straordinario. Si dice che il teatro sia catartico, no, Rossella? Lo sappiamo benissimo. Tutte le arti creano questa catarsi, questa completa fusione che io ho visto qui questa sera. Quindi complimenti veramente. Fare i bambini al teatro. Sicuramente da parte nostra ci saranno delle richieste che sono quelle di portare i nostri ragazzi a teatro. Purtroppo voi sapete benissimo, diciamo, la Valle di Suessola purtroppo è sprovvista di un teatro che permetta loro di poter fare questa cosa, e in questo io mi sto un attimino muovendo, perché adesso inizio a, come dire, a spingere un po' con i piedini, perché abbiamo bisogno di un teatro e non è giusto spostarci. Sicuramente li porteremo in teatri storici della Campania, però li vogliamo abituare al teatro.